Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Raffaele Carnevale Channel. Oggi una cosa un po' diversa dal solito, ho comprato una cosa particolare, un piccolo unboxing e vediamo che cos'è. Ma che cosa ho comprato? Eccoli qua, si chiamano, scusate, Evo VR. E sono praticamente gli occhiali simili a quelli della Samsung, dove possiamo inserire il nostro smartphone e guardare come se fossimo nella realtà virtuale. Ma vediamo come sono fatti. Apriamo la scatola, se ci riesco. Tiriamo fuori, scatola ben fatta, tra l'altro, resistente e tutto. Vediamo un attimino, qui ci sono gli occhiali belli che imbustati e qui ci sono tutte le istruzioni. Ok, tiriamo fuori gli occhiali. Questi sono gli occhiali Evo VR. Sono fatti molto bene, direi. Direi che non c'è assolutamente niente da dire. Ovviamente hanno un costo nettamente inferiore agli occhiali della Samsung o agli occhiali, diciamo, quelli più, come potremmo dire, più tecnologici o diciamo di marca. Questi sono una sottomarca, sono un pochino una copia, però devo dire che il prodotto è sufficientemente di qualità per quello che costa, perché parliamo di circa 50 dollari. Come quasi tutti, diciamo, gli occhiali VR, apriamo la parte frontale come ho fatto adesso e purtroppo qui non ve lo posso far vedere, o se ci riesco, qui abbiamo per poter inserire il nostro smartphone. Qui andiamo da un 4 pollici fino ad un 6 pollici. Altra cosa molto carina che hanno questi occhiali qua è il jack per le cuffie e per il comando, per rimandare il suono dello smartphone qua alle cuffie, fatte molto bene, molto morbide. Basta schiacciare un pulsantino, se non mi sbaglio, qua e niente, come vedete è uscito fuori il jack. E altra cosa sempre molto interessante, abbiamo il tasto, possiamo intanto anche regolare diciamo la lunghezza in base alla dimensione della nostra testa. Qui sono ben gommati, quindi non ci danno un particolare fastidio agli occhi, no? Anzi, mi sembrano buoni. Qui sotto abbiamo una regolazione delle diottrie per vedere, in base alla qualità della nostra vista, dobbiamo spostare le lenti, che sono due, che non sono due per fare 3D come succede spesso, perché quelle per fare 3D poi sono colorate. Queste sono due lenti che dobbiamo muovere e per vedere dei filmati che simulano la realtà virtuale, nel senso che mi metto l'occhiale, guardo su, giù, a destra e a sinistra con lo smartphone dentro e mi sembra di essere all'interno di un posto. Qui, per avere una qualità vera dell'immagine, abbiamo una necessità fondamentale: uno smartphone di ultima generazione su cui possiamo vedere in video 4K e in video sulla realtà virtuale. Perché se utilizziamo uno smartphone vecchio che non va né in 4K, che è lento a caricare i video magari su YouTube o sulle app gratuite che ci sono anche per questi occhiali VR, ci ritroveremo un attimino nei casini e non vedremo una mazza o vedremo veramente male. Altra cosa che sono molto importanti negli occhiali sono le lenti. Le lenti sono la cosa veramente fondamentale degli occhiali. Se sono lenti di qualità avremo una buona qualità, se sono lenti che fanno schifo purtroppo avremo una qualità scadente. Purtroppo io non ve li posso far vedere come la qualità delle lenti, perché non so come si possa, mentre le sto guardando, registrare quello che sto facendo attraverso lo smartphone. Vi posso già accennare che ovviamente per il costo che hanno non sono certo di qualità come i Samsung Gear. Comunque, gli ho dato un'occhiatina e mi sembra che tutto sommato ci si possa divertire. Ripeto, per un costo di 50 dollari ci possiamo anche stare. Come vi avevo già accennato, abbiamo il jack con cui poi possiamo comandare lo smartphone, perché qua abbiamo il Play. Ora non so se lo potete vedere, è a bianco, il play, e la pausa e la regolazione del volume. Sono stereo, niente, sono fatti direi piuttosto bene, il materiale è plastica, però direi sono fatti piuttosto bene. Si chiamano Evo VR, è un'azienda francese, come ripeto sono un facsimile dei Samsung o dei vari che stanno uscendo, tipo quelli della PlayStation.
Non si possono usare con la PlayStation, queste si possono usare solamente con gli smartphone che vanno dai 4 ai 6 pollici, come già vi ho detto, e niente. Un prodottino buono. Questo serve per proteggere la scocca posteriore del telefono, che ora vi faccio vedere come si mette. Stacco il mio iPhone 5, prendo le misure attraverso gli slider. L'importante è che sia ben centrato il telefono per via delle lenti. E niente. Chiudo, pressato, adesso ho all'interno c'è il mio iPhone 5, che non è l'ideale, onestamente, ci vorrebbe già un 5S. Comunque niente, piccola recensione. Diciamo che per il prezzo che sono, 50 dollari, ora guarderò su Amazon e metterò magari in descrizione dove poterli acquistare in Italia, perché io mi trovo all'estero. Niente, mi sembra una cosa piacevole. La scatola è ben fatta. Questa è la scatola, è con VR. Abbiamo un angolo di visuale di 102 gradi e abbiamo come tutti, diciamo, le aziende, la classica download free apps, dove ci sono già dei filmati belli anche pronti. Peccato che non li possiamo collegare al computer, ecco sì, questo mi dispiace un po', va bene non poterli collegare alla PlayStation o alla televisione perché qui non c'è nessun sistema Wi-Fi, ma magari anche un giacchino per poterlo collegare al computer, una porta mini HDMI, sarebbe stato piacevole. Niente, spero che la recensione vi sia piaciuta, io rimetto tutto quanto nella scatola, mi raccomando, commentate, dite che cosa pensate di questa tecnologia che sta arrivando, che onestamente a me non è che piaccia molto, sono sincero, devo dire la verità, che per quanto siano, diciamo, pratici, è sempre una cosa che è sulla testa, pesante e tutto. Comunque ora va molto, c'è cioè, a chi piace molto, sicuramente per il gameplay è veramente divertente, per quello sì. Per guardare filmati, non lo so, io ho avuto già l'occasione di provare Samsung e sono molto belli. Però ripeto, abbiamo sempre questa cosa che è grossa sulla faccia che a me non, che io non gradisco molto. Non so voi, quindi a voi i commenti, cosa ne pensate, se volete sapere qualcosa di più sugli Evo VR versione Evo Mega, fatemelo sapere, io risponderò a tutte le domande. Quindi niente, ciao ragazzi, ci vediamo con il prossimo video. Statemi bene, un saluto a tutti, ciao, mi raccomando, un bel mi piace sui miei video, su questo video, sui video precedenti, su quello che volete, mi fa sempre molto piacere. Ciao a tutti!